margine dell'incontro tra il presidente della regione e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici in merito alla vertenza Sidera Luis, i sindaci del Sulcis Iglesiente, Ivo Melis e Deborah Porrà, hanno incontrato il presidente Solinas, al quale hanno presentato tutta una serie di rimostranze e preoccupazioni in merito a tante problematiche del territorio. A fine incontro il presidente della regione ha preso un impegno netto nei vostri confronti. Sì, il presidente Solinas ha garantito la presenza del territorio per incontrare tutti i 23 sindaci proprio per discutere tutte le problematiche a 360 gradi, focalizzando quelle più importanti e cercare di trovarne la soluzione. Questo è un impegno che ha preso il presidente di fronte a noi e quindi aspettiamo con fiducia e ci organizzeremo per poterlo ospitare nel territorio. Un impegno importante per costruire una sinergia fra istituzioni propedeutica quindi alla risoluzione dei problemi. Sì, ci ha particolarmente colpito la volontà di fare non una visita, bensì un incontro istituzionale, un tavolo operativo dove il presidente della regione ascolta i sindaci. Questo ritengo sia molto importante, sia come gesto, sia anche come azione di ascolto e opportunità per risolvere le priorità, i problemi più gravi e prioritari del nostro territorio. Una visita che si terrà con tutta probabilità nel mese di settembre e che coinvolgerà tutte le istituzioni del Sulcis Iglesiente.